Ognuno di noi ha il suo orario. C'è chi si sveglia la mattina con il picchio in grado di fare un buco in una quercia e chi invece ama la notte come i vampiri. Oggi scopriamo qual è il tuo orario preferito per fare cose e vediamo se corrispondi ad uno di questi profili. Non dimenticare di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, dare un'occhiata al mio secondo canale in cui mi trovi sul tavolo, seguirmi su Instagram, che figo e sigla! Quando torni da lavoro e hai voglia di un altro foro, se a casa nessuno ti aspetta, 30 euro e la strada è perfetta. E non importa se lei è strana, tu sei in cerca di una tana, ma dal Brasile viene Teresa, che è lì sotto alla sorpresa. Ma se ti piace il pacchetto, il mio diffan sarà perfetto. Tacci di mano, fai tranquillo, Candy di sotto non ha il birillo. Jack in The Shining diceva: il mattino hai il durello in bocca. E quale migliore occasione di utilizzare il tuo marmoreo pennone per fare qualcosa prima di andare al lavoro? La bombatina mattutina ha il gusto di una sveltina e se lei dorme, accertati la sera prima che lei sia consenziente. Ma se invece proprio non ne vuole sapere di farsi fare lo spiedo mentre dorme, tu potrai sempre darci di mano mentre prepari il caffè o ti fai la barba. E poi, nel momento in cui senti la necessità di doverti liberare, potrai sempre tornare giù l'ivo in camera da letto mentre lei dorme ancora e svuotare tutto il tuo carico sul suo faccino dormiente. Ed ecco un modo alternativo per servirle la colazione a letto. Quando mia nonna impastava la pasta con le sue sapienti mani, mi diceva sempre: l'inzuppata all'ora di pranzo è perfetta tra gnocchi e braciola di manzo. Se alle una, oltre all'appetito, ti sale anche la voglia, prendi la tua lei ovunque si trova e metti la strappa radicchio. Lei non se l'aspetta a quest'ora e quindi il tuo affare, oltre che a donarle tanto piacere, si è mosso, si è mosso, si sta inclinando. Sarà anche un regalo inaspettato. Regalino, regalone, quello dipende un po' dalle dimensioni. Finisce male, eh? Se sei come tanti uomini che lavorano veramente, a quest'ora sarai in pausa pranzo e potrai sempre usufruire dei servizi della tua passeggiatrice di fiducia. Aspettati però che anche la tua lei usufruisca dei servizi del suo collega, ma almeno il vostro è un rapporto alla pari. La merenda dei campioni si fa tra salsiccia e due bei maroni. Se la voglia ti sale a metà pomeriggio, cerca magari di arrivare alla fine dell'orario di lavoro. In alternativa, puoi sempre trovare un tuo collega con cui farti una bella raspa nel bagno aziendale. Compagni di merenda, questo ormai non si stacca. Se durante il tragitto verso casa non riesci a trattenere la voglia, potrai sempre tirare il freno di emergenza del treno e correre a trovare una signora che si trova lì vicino alla stazione. Perché stanno lì, no? Se hai dei gusti esotici, potrai sempre contare su Anita la brasiliana penemunita. Io in casa ho cose strane. L'accoppiamento dopo il lavoro deve essere preferibilmente cavernicolo. Io uomo, tu donna, prendi mia clava. La notte porta consiglio, se non me lo dai, me lo piglio. Questo dovrebbe dire una brava ragazza accanto al suo uomo a quest'ora del giorno, anche perché non c'è niente di meglio che tu possa fare alle 22 se non una bella inzuppata di biscotto. Che tu ami vestirti da donna o che lei preferisca vestirsi da gheparda e farsi chiamare Lara la giaguara, di notte tutto è concesso. Se il vicino di casa dovesse bussare alla porta lamentandosi del troppo rumore, tu presentati senza vestiti e invitalo alla festa. E tu a che ore ci dai dentro? Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua potrai trovare tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Inoltre potrai parlare con me liberamente senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto ragazzi ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!